L'aria di settembre comunica un unico forte e chiaro messaggio. L'estate sta per finire e si ritorna alle proprie responsabilità. Avete bisogno di un piccolo aiutino per superare la tristezza settembrina? Se ci pensate un attimo, il vero mese del nuovo inizio è settembre e non gennaio. Infatti a settembre si rinizia la scuola, inizia l'università e tutti quei corsi che magari avete deciso di frequentare. Ma soprattutto si fanno nuove idee e nuovi propositi. Per me settembre è sempre stato un mese dominato da emozioni contrastanti, appunto la tristezza, la nostalgia, la malinconia dell'estate che è finita, dei tramonti che non si vedono più perché le giornate si accorciano, del dire addio alla bronzatura. Ma allo stesso tempo nell'aria ho sempre avvertito una carica frizzantina, possiamo dire, perché era il tempo in cui potevo iniziare a sviluppare le mie nuove idee. Così anche quest'anno ho stilato una lista di obiettivi da voler raggiungere. Uno fra questi piccoli obiettivi c'è il curare maggiormente, per esempio, il mio canale di YouTube, caricando più video e curando i miei dettagli. Fissarci degli obiettivi è ciò che ci fa sentire vivi. L'avere qualcosa da raggiungere e fare di tutto per raggiungerlo ci rende felici, e questa è la chiave. Nonostante i sacrifici, nonostante il dover svegliarsi prima la mattina, dover lasciare il letto caldo d'inverno. Ma la vita, sappiate, che inizia nel momento in cui noi usciamo dalla nostra comfort zone. Io quest'anno, come non mai, voglio credere nei miei sogni. Ed è quello che consiglio a voi, credere nei vostri sogni, ma non nei piccoli sogni, come, che ne so, comprarci una borsa o qualcosa. No, non sono quelli i sogni. Quei sogni grandi, i grandi sogni, quelli che tu pensi non si possano mai realizzare. Quest'anno l'obiettivo numero uno di tutti deve essere crederci, perché crederci fa la differenza. E i vostri obiettivi di questo settembre quali sono? Vi auguro un buon inizio di scuola, un buon inizio di università, tanta tanta fortuna e continuate a seguirmi nonostante gli impegni. Un bacione grande grande, ciao!